altro che montagna, qui siamo nella piena speleologia, siamo in cantina. Uniformemente accelerato. È inutile che vi racconti la solita favoletta che è tutto semplice, non ci sono formule. Qui un paio di formule ci sono. Bisogna fare un pochino attenzione ai numeri e a come si indicano i dati. Però quello che è importante per me è capire il concetto, no? Un moto uniformemente accelerato ha un'accelerazione costante, ok? Però prima dobbiamo capire che cosa sia l'accelerazione. Bene, l'accelerazione è una delle quattro grandezze fisiche che abbiamo visto quando abbiamo cominciato a conoscere la cinematica. È la variazione di velocità nel tempo, ok? Significa in pratica che quando la velocità cambia, naturalmente deve scorrere del tempo, il numero di metri a secondo, di variazione diviso il numero di secondi trascorsi danno l'accelerazione, ok? Che è un numero, che indica quanto velocemente la velocità stia cambiando. Occhio che può cambiare sia salendo che scendendo, anche se noi l'accelerazione in italiano intendiamo un aumento di velocità. In fisica accelerazione è qualsiasi cambiamento di velocità, ok? Quindi anche quando freniamo in macchina stiamo, tra virgolette, accelerando, ok? Se è una velocità fratto un tempo, in pratica stiamo misurando dei metri al secondo diviso dei secondi. Quindi in pratica l'unità di misura che viene fuori è quella stranezza che si chiama metri al secondo quadrato, che sembra strana perché in realtà l'idea di un secondo al quadrato non ha molto senso, un'area di tempo non ha molto significato in fisica, però provate a leggerla in questo modo. Immaginiamo con dei numeri che ci inventiamo che un'automobile stia andando a 10 metri al secondo e dopo 2 secondi stia andando a 14 metri al secondo, quindi la velocità è cambiata, ok? Di quanto è aumentata la velocità? Di 4 metri al secondo. Quanto tempo è passato? 2 secondi, ok? Quindi si fa 4 diviso 2, che fa 2 metri al secondo quadrato. Questa è l'accelerazione che ha avuto la macchina. Che significa? Significa che ha aumentato la sua velocità di 2 metri al secondo ogni secondo. Sentite che dico 2 volte la parola secondo, questo 2 volte nell'unità di misura è indicato con quel al quadrato, ok? Sono 2 metri al secondo ogni secondo. Se io lasciassi passare un altro secondo, se in 2 secondi la velocità è passata da 10 a 14, probabilmente la velocità arriverà a 16, no? Perché sta accelerando di 2 metri al secondo ogni secondo, ok? Noi adesso stiamo presupponendo che questa accelerazione sia costante. Ed è qui che ci sono le regole del moto uniformemente accelerato, cioè con accelerazione costante. Tra parentesi, anche il moto rettilineo uniforme è un moto uniformemente accelerato, perché anche l'accelerazione zero è costante. Quando la velocità non varia, l'accelerazione è sempre zero, è costante, quindi sta, tra virgolette, accelerando con accelerazione costante. Ok. Se la velocità diviso il tempo, cioè la variazione di velocità, anzi, diviso il tempo, fa l'accelerazione, abbiamo le formule inverse che sono rappresentate in questo triangolino qua, che in pratica ci dicono che anche la velocità può essere calcolata facendo l'accelerazione per il tempo e il tempo può essere calcolato facendo la velocità fratto l'accelerazione, ok? Perché dico velocità anziché variazione di velocità? Perché stiamo, come al solito, semplificando. Secondo me, se si capiscono i casi semplici, poi aggiungere piccoli mattoncini e capire le cose più complicate è possibile, ok? È inutile pensare di capire subito tutto. Bisogna andare all'osso delle cose, secondo me, in fisica. Per cui una volta concepite le cose fondamentali, pian piano ci si evolve, ok? Qual è la cosa fondamentale? Una semplificazione è quella, per esempio, in cui la variazione di velocità e la velocità coincidono. Com'è possibile?
quando si studia un moto uniformemente accelerato con partenza da fermo. Okay? Quando un moto comincia da velocità 0, la variazione di velocità e la velocità sono la stessa cosa. Perché se io sono fermo e aumento la mia velocità di 12 metri al secondo, a quel punto andrò a 12 metri al secondo. Okay? Coincidono le due cose, ma solo perché sto partendo da fermo. Se io non partissi da fermo, dovrei fare delle differenze, delle somme, e sarebbe leggermente più complicato nelle formule. Okay? Per cui noi adesso ci occupiamo di partenze da fermi. A proposito di cose che partono da fermi, un'accelerazione, diciamo, utilissima, che si usa in tantissime cose, in tantissime osservazioni, diciamo, di fenomeni naturali, è l'accelerazione di gravità, ok? Perché questa accelerazione è la causa di un moto che si chiama caduta libera, che è il moto dei corpi che sono lasciati liberi di cadere nella gravità, ok? Nella gravità terrestre, se facciamo esperimenti sul pianeta Terra, per adesso. Non abbiamo tanti altri posti, no? Se io prendo un pezzo di scotch e lo faccio cadere, voi immaginate che adesso è fermo. Appena lascio che la gravità faccia il suo lavoro, ok, lo scotch cade, ok? Cade e accelera. Cioè comincia piano, accelera, la velocità aumenta sempre di più. Ogni secondo di caduta che passa, la sua velocità aumenta e aumenta e aumenta, ok? Questo aumento di velocità si chiama accelerazione di gravità e vale per tutti i corpi. Potrebbe valere per questo scotch come potrebbe valere per un'automobile che cade, ok? Questa accelerazione ha un valore che sul pianeta Terra cambia abbastanza da zona a zona, da altitudine a altitudine, ma indicativamente è 9,8 metri al secondo quadrato, ok? Per esempio, avessimo un problema di caduta libera in cui bisogna calcolare il tempo di caduta e si conosce semplicemente la velocità raggiunta dal corpo mentre sta cadendo partendo da fermo, sembra di non riuscire a risolvere questo problema perché il tempo per essere calcolato ha bisogno sia della velocità finale che dell'accelerazione, no? Sembra che manchi un dato. In realtà, quando vi rendete conto che si sta parlando di un oggetto che cade, nella gravità terrestre in caduta libera, sappiate che l'accelerazione vale 9,8 metri al secondo quadrato, ok? E quindi il problema comincia a essere risolvibile. Abbiamo scoperto questa accelerazione e abbiamo capito che tutti i quattro personaggi, diciamo, presentati nel video sulla cinematica, entrano in gioco, no? Finalmente in questo moto. Manca un personaggio importante che è lo spazio. Non abbiamo in quel triangolo che vi ho fatto vedere prima, non c'è traccia dello spazio, quindi non si capisce quanti metri vengano percorsi da un corpo che stia avendo un'accelerazione costante, ok? C'è una formula di cui vediamo la forma più semplice, che come prima è quella in cui c'è il caso in cui un corpo stia partendo a velocità zero, quindi partenza da fermo. Non solo la partenza da fermo, ma anche il tempo parte da zero, nel senso che noi cominciamo l'esperimento nel momento in cui comincia il moto, ok? E facciamo partire il cronometro mentre il corpo comincia a muoversi, ok? E questa formula in pratica ha un aspetto insolito perché è un mezzo accelerazione per il tempo al quadrato, ok? Lasciate perdere questo un mezzo, che è una cosa un po' complicata, bisogna studiare un po' di equazioni, funzioni varie, integrali, ma più avanti magari se vi interessa lo studierete. Ma mi piace vedere un attimo questo tempo al quadrato, perché fa capire una cosa importante. La cosa è semplice, se il tempo aumenta, anche lo spazio percorso aumenta, naturalmente, no? Ma non si tratta di una proporzionalità diretta. Cioè, se io lascio cadere un corpo per un certo tempo, lui percorrerà un certo numero di metri, ok? Se lo lascio cadere per il doppio di questo tempo, non percorre il doppio di questi metri, molto di più, ne percorre quattro volte tanto, ok? Proprio perché il tempo in questa formula è al quadrato, ok? Se io faccio passare 3 secondi, lo spazio calcolato è 3 secondi, cioè a parte tutto il resto della formula, avrà 3 secondi al quadrato nella formula, quindi 9, ok? Se anziché 3 secondi io lascio trascorrere 6 secondi,
In quella formula, quel tempo al quadrato diventa 36, quindi da 9 è diventato 36, è aumentato molte volte, è aumentato di 4 volte, ok? È una proporzionalità quadratica, va bene? Anche da questa formula derivano tutte le sue formule inverse, in realtà tutte non sono, perché il 2, per esempio, l'un mezzo non va calcolato naturalmente, abbiamo solo da calcolare il tempo e l'accelerazione. Potrebbe anche essere il caso di calcolare l'accelerazione, non sempre l'accelerazione è quella di gravità, no? C'è un trucco per, diciamo, memorizzare graficamente le formule sia dirette che inverse di questo spazio, che è quello di usare un quadrato, ok? Questo quadrato, in pratica, ve lo faccio vedere, è una soluzione abbastanza grafica, abbastanza visual, che in pratica rappresenta tutte le possibili formule inverse. Okay? Come si usa questo quadrato? Perché è leggermente diverso dal triangolo. Bisogna disegnarselo sul proprio foglio. Dopodiché bisogna ruotare il foglio mettendo in alto la parte che vogliamo calcolare. Okay? Per esempio, io vi faccio vedere il quadrato ruotato con la parte che voglio calcolare, che è l'accelerazione. Va bene? Girando questo quadrato si può vedere gli altri tre elementi come vanno utilizzati. In pratica, quello che viene fuori è fare il doppio dello spazio, cioè 2 per delta S, diviso delta T al quadrato. Okay? Questo trucchetto non vuole essere sostitutivo delle regole matematiche che si usano normalmente, però siccome cinematica nella scuola dove insegno io si fa in prima molto spesso non avete gli strumenti matematici per risolvere certe equazioni e invertire certe formule. Allora, questo potrebbe essere un trucchetto, diciamo, utile, ok? Bisogna fare attenzione al caso del tempo, perché se si vuole calcolare il tempo a partire da questa formula, bisogna ricordare che il tempo in questa formula è al quadrato. Per cui, una volta calcolato questo elemento, che è tempo al quadrato, bisogna poi fare la radice, naturalmente, no? Per ottenere il tempo in secondi che vogliamo noi. Va bene, comunque, piano piano con un po' di esercizi ci si fa un po' di chino di abitudine. L'ultima cosa che vorrei dirvi è parlare un attimo del moto uniformemente accelerato di caduta libera nella realtà, perché è importante capire un paio di concetti. La prima è una cosa alla quale si fa abbastanza difficoltà a credere, ma è il fatto che qualsiasi corpo che cade in caduta libera all'interno di una gravità, per esempio quella terrestre, cade con la stessa accelerazione. Una biglia di acciaio e un pianoforte cadono esattamente con la stessa accelerazione, ok? Noi abbiamo una percezione diversa perché abbiamo diciamo, l'esperienza fin da quando siamo bambini, cioè noi quando siamo bambini sperimentiamo un po' la fisica delle piccole cose che ci circondano e noi abbiamo l'esperienza di alcuni corpi che cadono più velocemente di altri, no? Naturalmente se io getto una pallina di carta o se getto una pallina da tennis o se getto una biglia d'acciaio, vedo delle cadute differenti, ok? L'unica differenza che c'è è l'attrito dell'aria, perché se fossimo in assenza di aria, questo attrito non ci sarebbe naturalmente e l'accelerazione sarebbe costante, no? C'è un video bellissimo, abbastanza datato naturalmente, in cui un astronauta delle ultime missioni Apollo sulla Luna proprio fece cadere un martello e una piuma e si vede proprio che cadono contemporaneamente perché sulla Luna non c'è atmosfera, cadono con un'accelerazione bassa, cadono abbastanza lentamente perché la Luna ha una gravità minore, però cadono contemporaneamente, cosa che sulla Terra non farebbero, no? L'attrito dell'aria è anche causa di un altro fenomeno, l'accelerazione costante per i corpi nell'atmosfera vale all'inizio della caduta. Dopo un po' di tempo, qualche secondo, quando l'accelerazione ha fatto aumentare la velocità in maniera abbastanza importante, l'attrito dell'aria comincia a essere, diciamo, a dare un contributo piuttosto preponderante e impedisce al corpo di accelerare ulteriormente, no? È il caso, per esempio, di un paracadutista. Quando il paracadutista si butta, ancora con lo zaino chiuso, diciamo, col paracadute nello zaino, accelera tantissimo, ma dopo pochi secondi raggiunge una velocità limite,
oltre la quale non riesce ad andare. Se vuole andare ancora più forte, si deve chiudere su se stesso, mettersi in verticale, magari, per fare le acrobazie aeree, magari. Quando apre il paracadute, il suo attrito diventa molto più grande e riduce la sua velocità. Quindi, pur essendo in caduta libera, c'è questa seconda forza, che è l'attrito, appunto, che limita un pochino, ok? Quindi per studiare un'accelerazione costante occorre studiare i primi istanti di caduta e occorrerebbe addirittura in laboratorio ottenere una situazione di attrito nullo, ok? Però per, diciamo, i primi istanti intendo dire le cadute dell'ordine del giorno, se stiamo parlando della caduta di un vaso da un balcone, per dire, oppure di una matita dal tavolo, cadute non che durino troppo tempo, ok? Beh, vedendo quell'orologio lì, si è fatto tardi e adesso è ora di uscire da questa grotta, da questa batcaverna, sperando di prima o poi cominciare ad andare in montagna sul serio, ok? Ciao, belli!